Ambiente e parchi. Attività delle commissioni. Giunta delle elezioni. 7 giorni in consiglio. Nel corso della settimana si sono riunite tutte le commissioni consiliari per le informative della Giunta in merito alle materie di competenza. Si è riunita anche la Giunta per le elezioni. In primo piano. La 5ª Commissione Ambiente si è riunita per ricevere un'informativa dall'Assessore all'Ambiente, ai Parchi e alla Protezione Civile in merito alle materie di competenza, con un approfondimento sulla termoregolarizzazione degli edifici. Si è insediata la 5ª Commissione Consiliare della Regione Piemonte che si occupa di ambiente. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare l'assessore Valmaggia che ci ha presentato le sue linee programmatiche. È un compito impegnativo, sono molti i temi all'attenzione, dai parchi ai rifiuti, e sicuramente è un tema contingente e stringente quello delle termovalvole. Su questo punto sarà necessario che l'esecutivo utilizzi sensibilità, attenzione ai temi ambientali, ma attenzione anche alle famiglie, e quindi fare in modo che l'attuazione di questo provvedimento possa avere tempi più tranquilli e consentire anche di lavorare per favorire il sistema imprenditoriale piemontese in modo tale da sostenere l'attuazione di queste norme regolamentari. La prima riunione della 5ª Commissione relativamente alle argomentazioni dell'ambiente nella Regione Piemonte ha fatto sì che con l'assessore abbiamo sentito quali sono le linee programmatiche. Linee programmatiche nella quale cercheremo degli approfondimenti sicuramente nel prossimo futuro, perché riteniamo che il Piemonte in questo momento sia in un momento di emergenza relativamente allo smaltimento dei rifiuti, all'applicazione di una legge sulle valvole e sui termosifoni che devono essere messi in tutto il Piemonte, ma che la Regione Lombardia ha prorogato recentemente di un anno. Quindi dovremo stare attenti a tutta una serie di attività che saranno assolutamente complesse ma di assoluta importanza per i cittadini piemontesi. La prima commissione, bilancio e affari istituzionali, con l'assessore al personale, ha iniziato l'esame delle proposte per creare il segretario generale della Giunta e diminuire il numero delle direzioni regionali. La seconda, pianificazione territoriale, e la terza, economia, industria e turismo, hanno incontrato rispettivamente l'assessore all'urbanistica e gli assessori al turismo e all'immigrazione per la definizione del programma di lavoro. La sesta, cultura, si è incontrata con l'assessore alle politiche giovanili per il diritto allo studio universitario e la cooperazione decentrata. La quarta, sanità, ha ricevuto una informativa dell'assessore alla tutela della salute e ha espresso il parere sul piano di rientro della spesa sanitaria. Prima riunione della Giunta delle elezioni, che ha il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun consigliere per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nell'incontro è emersa la necessità da parte di tutte le componenti politiche di valutare con una maggiore attenzione i presunti casi di conflitto di interesse. Una prima seduta proficua, veloce, come ci auguriamo sia il lavoro di questa Giunta, e andremo avanti a sprombattuto. Già la prima settimana di agosto ci sarà una nuova seduta e incominceremo a trarre delle conclusioni in merito ai fatti meno spinosi, e poi entro il 4 di ottobre procederemo a concludere i lavori. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato una delibera in merito alle risorse per le dotazioni strumentali fornite ai gruppi consiliari. Il provvedimento prevede che per i beni e i servizi accessori non si possono superare i 7.500 euro a consigliere. Per ottenere le dotazioni è necessario che il presidente di ogni gruppo compili apposita domanda. Inoltre non sono ammesse a bilancio del Consiglio le spese di rappresentanza dei gruppi per studi e consulenze.